Ieri abbiamo consegnato il progetto in regione sulla valorizzazione dei beni culturali e abbiamo presentato questo relativo all'area archeologica principalmente, con una bella idea che è quella di provare a riproporre l'esperienza fatta a Siponte per quanto con Edoardo Tressoldi, con questa ricostruzione modellare dell'area archeologica, è piaciuta molto. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto come nostro amico della città Edoardo Tressoldi e quindi con quel bellissimo regalo che ha fatto alla città dell'uomo che guarda il mare Sì, sul lungomare. bellissimo. E credo che se riuscissimo ad ottenere a vincere questo bando, davvero l'area archeologica di Santa Croce avrà una sua nuova dignità, una nuova vita. E quindi stiamo lavorando su questo, siamo in attesa che il progetto Bellezza Chiocciola Governo, lanciato dal Presidente del Consiglio Renzi, arrivi a destinazione e attendiamo il bando della Regione per l'intero complesso di Santa Croce, per il quale il progetto è stato approvato dalla Sovrintendenza, quindi abbiamo un progetto cantierabile per la riqualificazione dell'intero complesso di Santa Croce, uno sforzo importante in termini progettuali che credo che potrà dare di nuova vita e nuova forza a quel punto, perché noi siamo fermamente convinti che il rilancio di Santa Croce diventa anche un rilancio per l'intero movimento culturale nella nostra città, grazie anche alla spinta di tante associazioni.